L'infertilità maschile è una condizione in cui il maschio, davanti alla necessità di procreare, non riesce ad espletare questa funzione. È una condizione che mette a dura prova i nervi del maschio, ma anche la relazione e la qualità della coppia. Certamente ci sono cause di natura ormonale, cause di natura fisica, cause di natura prostatica che possono generare questo tipo di problema. L'urologo, nella sua funzione anche di andrologo, si occupa specificamente di questo tipo di problemi ed è votato alla ricerca, alla cura, ma soprattutto alla prevenzione di queste condizioni. Oggi noi sappiamo che il fumo di sigaretta, come l'abuso di cortisonici o anabolizzanti, sappiamo come anche l'uso di droghe può essere un fattore predisponente alla poca motilità, alla scarsa quantità degli spermatozoi e quindi di riflesso a una scadente capacità di procreare. Ai nostri giovani dobbiamo raccomandare dei controlli sin dalla giovane età, a partire da 16-17 anni, perché? Perché esistono delle condizioni anatomiche, come il cosiddetto varicocele, che possono essere curate molto semplicemente, con tecniche molto leggere, oppure si possono affrontare dei periodi di cura con integratori piuttosto che ormoni che possono mantenere la funzione testicolare. È importante quindi che i nostri ragazzi vengano visitati, non c'è più la visita di leva, ma una visita dall'andrologo in un maschio che cresce è veramente fortemente raccomandata. L'urologo si occupa anche di andrologia.